Canto 15. Mancando circa 3 ore al tramonto, sembrava che al sole fosse rimasto della sua corsa nel tempo per giungere alla sera, tanto spazio quanto quello che la sua luce impiega al mattino, dal momento dell'alba fin verso le 3 ore successive. E proprio in quelle prime ore mattutine, per quella strana luce ancora incerta, il sole stesso sembra agitarsi, scomparendo e riapparendo come un fanciullo irrequieto e scherzoso. Là nel purgatorio era quindi il vespero, mentre qui da noi in Italia era nello stesso momento già la mezzanotte. I raggi del sole ci colpivano in mezzo al viso, proprio in faccia, perché avevamo girato intorno al monte del Purgatorio, tanto che ormai andavamo rivolti in direzione del sole, nel suo corso discendente, quindi verso ovest. Ad un tratto avvertii che la mia vista era abbagliata da uno splendore assai più di prima, e ciò era per me motivo di grande stupore. Per questo io sollevai le mani sulle mie ciglia per farne un parasole e proteggere i miei occhi, togliendo parte di quella intensissima luce. Come quando da una qualsiasi superficie specchiante o anche dalla superficie dell'acqua un raggio di sole rimbalza dalla parte opposta risalendo in base alla stessa legge per cui era disceso. E si allontana dalla linea perpendicolare tanto quanto se ne allontana risalendo, come dimostrano anche l'esperienza e la fisica. Nello stesso modo mi sembrò di essere colpito da una luce riflessa che si trova dinanzi a me, così potente che la mia stessa vista fu pronta di riflesso a rifuggire da tanto riverbero. Che cos'è quella luce dalla quale non riesco in alcun modo a riparare la mia vista? E che sembra muoversi verso di noi, dissi io. Non meravigliarti se ancora gli angeli con la loro luce ti abbagliano, mi rispose. È un messaggero che viene ad invitarci all'ascesa. Presto accadrà che il veder la luce degli angeli non ti sarà motivo di molestia, bensì ti sarà motivo di diletto, nella misura in cui le tue facoltà naturali ti permetteranno di sentire. Poi, giunti vicino all'angelo benedetto, questi, con accento di letizia, disse: Entrate da qui, attraverso questo ingresso, ad una scala che è assai meno erta delle precedenti. Noi salivamo allontanandoci da lì, mentre dietro di noi l'angelo cantava: Beati i misericordiosi, godi tu che vinci il peccato. Io ed il mio maestro, soli, salivamo verso l'alto, ed io pensai, camminando, di approfittare delle sue preziose parole e spiegazioni. Allora mi rivolsi verso di lui domandando: Guido del Duca, lo spirito di Romagna, che cosa voleva dire parlando di divieto e di consorte? Perciò egli mi disse: Guido del Duca ora riconosce le dannose conseguenze del suo maggiore peccato, cioè l'invidia. Perciò non faccia meraviglia se dalla propria esperienza di quel peccato egli trae esempio onde ammonire la gente umana, affinché sia meno dolorosa l'espiazione di tale peccato, guardandosene e pentendosene in tempo. L'invidia vi fa sospirare per il fatto che i vostri desideri si rivolgono esclusivamente a quei beni terreni in cui la parte spettante a ciascuno diminuisce per la partecipazione di molti. Ma se l'amore per i beni celesti volgesse verso l'alto i vostri desideri, allora non vi sarebbe nel vostro animo quel timore di veder diminuita la vostra parte di beni a causa dell'altrui partecipazione. Infatti, in cielo, quanto più si dice nostro, tanto più ciascuno possiede il bene, e tanto più lì, nell'impereo, si arde di amore reciproco. Dopo quanto mi hai detto, io sono ancora più insoddisfatto di quel che sarei se avessi taciuto e se non ti avessi rivolto quella domanda.
Infatti, come può accadere che un bene distribuito tra tanti renda tutti loro più ricchi di quanto renderebbe ricchi alcuni pochi se fossero loro ad avere quel bene, ma ovviamente ciascuno in misura maggiore? Tu pensi questo perché insisti a tener fissa la mente e la tua attenzione soltanto sui beni terreni. Per questo, dalla verità delle mie parole, riesci a cogliere come frutto soltanto tenebre e dubbio. Dio, infinito ed ineffabile bene, che è lassù, si dona, correndo incontro a chi lo ama, come un raggio luminoso corre verso un corpo lucido, capace di riceverlo e di rifletterlo. E Dio si dona in tanta più larga misura quanto maggiore è l'ardore di carità ed il desiderio dell'anima. E quanto maggiore nel cielo il numero dei beati che si amano tra loro ed amano Dio, tanto più vi è ragione e materia di amare santamente. Ora, se la mia spiegazione non ti soddisfa, vedrai Beatrice, e lei ti toglierà pienamente questa e qualsiasi altra perplessità e desiderio. Se la vuoi vedere e vuoi che accada tutto questo, cerca allora che siano presto cancellate dalla tua fronte le rimanenti 5P, i segni delle piaghe che si possono risanare per mezzo della tua contrizione. Mentre io volevo ringraziare Virgilio, dicendogli: «Tu mi appaghi pienamente con quello che mi hai detto», mi accorsi che ero giunto al terzo girone. Sicché i miei occhi, desiderosi di vedere cose nuove, mi fecero tacere, distogliendomi dalla mia intenzione di parlare e di esprimere la mia gratitudine. Mi parve allora di essere rapito improvvisamente in una visione statica e mi parve di vedere numerose persone raccolte in un tempo e una donna nell'ingresso che, in ansia per aver smarrito il figlio, parlava con tutta la mitezza materna, dicendo: «Figlio mio, perché ci hai fatto questo? Ed ora ecco che, addolorati, tuo padre ed io ti cercavamo». Ed appena la voce a questo punto tacque, la prima visione scomparve. Mi apparve poi un'altra donna, la moglie di Pisistrato, con quelle lacrime che il dolore spreme, bagnando le gote, quando questo dolore è provocato in qualcuno da un forte sdegno. E diceva: «Se tu sei il signore della città di Atene, per cui il nome stesso di Atene nacque tanta lite tra gli dei, Nettuno e Atena, e dalla quale città si diffonde in tutto il mondo la luce della dottrina e dell'arte, vendicati, o Pisistrato, per l'oltraggio che ti ha fatto colui che osò abbracciare tua figlia in pubblico offendendola». Allora vidi il signore Pisistrato, benevolmente e con calma, rispondere alla donna con viso sereno: «Che faremo noi a coloro che ci vogliono male, se da noi viene punito proprio chi ci ama?» Poi vidi una folla di giudei, accesi di ira, in atto di lapidare un giovinetto, Santo Stefano. E gridavano l'un l'altro fra loro continuamente: «Ammazza! Ammazza!» E vedevo lui cadere morente verso terra, ma tenendo sempre fissi gli occhi al cielo, e in mezzo a quella tortura pregava Dio affinché perdonasse i suoi assassini con quella espressione di mansuetudine che sprigiona pietà e commuove i cuori. Quando, cessata la visione statica, l'anima mia tornò alla percezione delle cose esterne e tornò a prendere coscienza delle cose che sono reali fuori di lei, io allora riconobbi che, appunto, tutto quello che avevo visto era stata un'illusione, un errore. Ma sapevo bene anche che quelle visioni erano effettivamente viste. Il mio duca, che mi vedeva simile a colui che si risveglia dal sonno, disse: «Che cos'hai che non riesci a stare in piedi, come colui che, o per il troppo vino bevuto, o per il sonno, cammina curvo e sbanda camminando, pur avendo camminato solo per una mezza lega?» «Oh mio dolce padre, se tu mi ascolti, io ti spiegherò ciò che mi apparve quando ho sentito di non camminare più con le mie gambe»,
bensì ho avvertito di essere stato come fuori dal mio corpo. Anche se tu avessi 100 maschere sul volto, i tuoi pensieri non mi resterebbero nascosti, per quanto piccoli. Le visioni estatiche sono state mostrate alla tua anima, affinché tu non rifiuti di aprire il tuo cuore ai sentimenti di mansuetudine che scaturiscono dalla fonte eterna di Dio. Infatti, io non ti ho chiesto che cos'hai, come colui che fa la stessa domanda poiché guarda soltanto con occhio corporeo. Io ti ho rivolto quella domanda per scuoterti dal torpore e per stimolarti a camminare ancora. Così è necessario fare anche verso i pigri, che appaiono lenti ad usare bene il tempo della veglia quando esso torna dopo lo smarrimento. Noi proseguivamo nella sera, intenti a guardare avanti a noi, per quanto la nostra vista potesse spingersi lontano, pur avendo di fronte i raggi abbaglianti del tramonto. Ed ecco, a poco, avanzare verso di noi un fumo denso e nero come la notte. Né vi era la possibilità di evitare quel fumo. Questo ci impedì l'uso della vista e ci tolse la possibilità di vedere e respirare bene.